tutti, sempre io, Davide di Audio Costruzione. Intanto vi voglio ringraziare perché siete sempre più numerosi che ci seguite, i video stanno avendo successo, tutti mi chiedono di farli, io vado avanti. Come sempre audiocostruzioni.com è un punto di riferimento per l'hi-fi, oltre che per i video abbiamo anche un negozio, no? E se vi serve qualcosa fatevi sotto, abbiamo di tutto e di più, beh, lo potete anche capire dai video. Allora, oggi abbiamo veramente due bei pezzi. Macintosh MC462, che vedete alla mia destra, alla vostra sinistra, con un pre più entry level rispetto al finalone, il C47 pre a transistor. Cosa vi dico? Intanto Macintosh, ditta americana, storicissima, fa amplificatori da una vita e la storia dei trasformatori d'uscita, come ha questo super amplificatore finale, è nata dall'esigenza delle, diciamo, delle navi americane, le portaerei, che avevano bisogno di un amplificatore che anche con le tirate lunghe dei cavi durante la nave, che andavano a fare le manutenzioni e facevano molti corti, non avesse avuto problemi. Allora hanno inserito i trasformatori d'uscita, hanno risolto il problema dei corti perché l'ampli non si bruciava più, no? E hanno visto anche che suonava bene, quindi sono andati abbastanza avanti con questa tecnologia dei trasformatori d'uscita, che a tutti piace, c'è chi la odia, ma c'è anche molti che la amano, per fortuna. Parliamo prima del preamplificatore. Preampli adatto, diciamo, alle ultime tecnologie, cioè alle ultime tendenze, con l'entrata digitale, no, anche una bella entrata fono sia MC che MM, un costo di listino come tutte le robe Macintosh abbastanza sostenuto, parliamo di 6.400 euro ad oggi 2019, ma tante belle funzioni, regolazione degli alti e dei bassi e, come dicevo, entrata sia digitale sia ottica coassiale e USB, addirittura con, vi dico quello che c'è scritto, certificata ROM tested con convertitore DAC, DSD nativo, DSD 64, 128, 256 o DSD a 352.8 kHz o 384 kHz PCM fino a 32 bit 384. Insomma, un convertitore veramente voluto. Come dicevo, entrata fono MCMM, regolazione degli alti e dei bassi. Lo vediamo qua. Classico finitura Macintosh con il cristallo molto molto bello, la scritta che si illumina in verde e il display a fosfori blu. Qua troviamo tutte le nostre entrate, vedete MM fono e MC fono, quindi abbiamo due entrate proprio separate, ma dopo dietro lo vedremo meglio. L'USB, poi ci sono queste qua MCT che non so neanche cos'è, ma qualcosa sarà. Optical 1, Optical 2, coaxial, insomma, e via discorrendo. Andiamo a vedere se il balance, dimmer, i bassi, gli alti, il tone control se l'ho abilitato o no, mono stereo, ampere light on. Abbiamo una bella uscita cuffia che qua mi dice amplificatore per cuffie ed alta uscita con tecnologia headphone crossfed director. Forte in inglese, ma non ridete. E una cosa molto interessante, il nuovo telecomando che vi ho fatto vedere anche su altri apparecchi Macintosh, che finalmente non ha più la colla dopo un po', ok? Bellissimo, che va a comandare tutti gli apparecchi Macintosh, compreso lettore CD. Dopo andiamo a vedere cosa c'ha dietro, perché ha un sacco di entrate ed uscite, ma le guardiamo dopo. Ora andiamo al pezzo da 90. Parliamo di un ampli da 52 kg e 460 watt. Se guardate sotto c'è anche il link del video che avevo fatto del 452, che era quello antecedente a questo. È un video purtroppo non con tutte queste sofisticazioni che facciamo adesso, microfono e quant'altro, però insomma, così lo andate a capire. Cos'ha di bello questo amplificatore? Come dicevo prima, trasformatore d'uscita. Un sacco di corrente, perché 460 watt sono veramente un'esagerazione, un sacco di peso, che muoverlo è veramente un'impresa,
e classico pannello in cristallo e come tutti gli ampli grossi della Macintosh ha le maniglie, no? Molto comode perché in due si prende bene, uno davanti e uno dietro, e il peso è quasi tutto nella parte anteriore perché ci sono i trasformatori di uscita che pesano veramente tanto, oltre a quello di alimentazione. Qua abbiamo i due pomelli. Uno per l'accensione, l'accensione manuale, l'accensione remota che si comanda col trigger. Faccio un esempio, se mettete questo cavettino trigger dal pre al finale, andiamo a accendere il pre e si accende anche il finale, oppure off. Anche da questa parte troviamo i comandi, diciamo, dei V-meter, che sono bellissimi, grandi, occhioni blu incredibili, ok? Qui spenti abbiamo il V-meter che va su e giù e qua l'hold è la massima potenza raggiunta, si ferma ad un certo punto. Per chi è adatto questi apparecchi? Il pre, diciamo avendo un costo di 6.400 euro più la scontistica, diventa in questo mondo di pazzi abbastanza economico, fra parentesi, insomma, non ridete. È un pre che possiamo associarlo anche al 152, al suo finale piccolino, al 312, prima c'era il 302, adesso c'è il 312, che costano un po' meno, però ha già una bella, diciamo, una bella modernità, ecco. Suono veloce, a transistor, no? Il finale è già adatto a chi ha carichi difficili, la serie grossa della Monitor Audio, della Sonus Faber, le BEV, la serie 800, cioè sono tutti diffusori che con questo finalone vanno veramente a nozze perché li pilota in una maniera incredibile. Trasformatore d'uscita, quindi basso abbastanza avvolgente, stile valvolare. Tutti i Macintosh che vengono nuovi, come lo dico sempre, ma non mi stancherò mai di dirlo, viene diminuito questo effetto loudness, no? È sempre un pochino più veloce e più, diciamo, corretto. Ok, anche gli strumenti sono posizionati veramente bene, adatto a tutti i tipi di musica. Naturalmente con questa corrente ci possiamo suonare dall'orchestrina, il jazz tutto figo, ok, al rock importante, ai piani orchestrali veramente molto importanti. Ok, adesso andiamo a vedere come è fatto dietro e poi dopo facciamo anche la prova di ascolto. Qua abbiamo le entrate fono MC-MM, come siamo andati a vedere là davanti, la massa per il fono, ok? Abbiamo tre entrate linea RCA e due entrate linea XLR. Qui sopra abbiamo le uscite, addirittura output 1 e output 2 sia XLR che RCA. Qui abbiamo anche l'uscita fissa addirittura, ok? Quindi se vogliamo mettere qualche altro accessorio, che adesso a me non viene in mente quale può essere, però tutte queste uscite, entrate, digital power control, external control, data ports, così, sono quello che vi dicevo prima, praticamente il trigger. Alla fine diciamo che di solito se n'è uno, solo uno, no? Che è questo qua, il trigger, che va a comandare un altro apparecchio. Però Macintosh, per esempio, anche nei suoi diffusori ha una lucina blu, no? Che se colleghiamo questo con col diffusore si illumina, una figata che fa Macintosh. Le entrate digitali, USB, quella che vedevo prima che non sapevo cos'era, questa MCT che ancora non so cosa serva, ottica 1, ottica 2 e coassiale, insomma è veramente comodissimo con un'infinità di connessioni. E qua attacchiamo la nostra vaschetta VDE. Questo è il dietro del bestione. Andiamo a vedere, qua ci sono le due entrate XLR, le due entrate RCA, ok? Le uscite, se per caso vogliamo mettere un altro finale, ok? Le uscite XLR e quello che vi dicevo prima, sempre il trigger per l'accensione. Dunque, out off, perché dopo un po' si può anche spegnere da solo, quando non sente il segnale, e con cosa lo vogliamo comandare? Se il bilanciato o lo sbilanciato. Poi dopo troviamo i nostri connettori per i diffusori. Dunque, qua abbiamo la coppia degli 8 ohm, 4 ohm, 2 ohm. Normalmente si usano questo e questo, 2 ohm è veramente raro. Ok, questo è un canale e questo l'altro. Vedete che noi abbiamo tirato via i tappini per essere più comodi a mettere le banane, ma da quello che vogliamo. Vedete, qua ci sta la forcella o anche il cavo spellato. Qua troviamo il nostro fusibile, che di solito Macintosh mette dei fusibili un pochino più altini, ma si trovano tranquillamente. E qua la nostra VDE.
Allora, la prova di ascolto la facciamo con un bel lettore della Unison Research che mi ha stupito, il CD1, lettore a valvolare, con anche l'entrata Bluetooth, quindi comodissimo, oltre che DAC, fa anche da DAC. I diffusori, le monitor audio, le Gold 300, le 5G o G5, non ricordo, comunque sono diffusori che costano di listino 6.600 euro. Una precisazione sui materiali Macintosh, che va sempre fatta. Il finale, forse non l'ho detto, il prezzo comunque 14.700 euro, che sono veramente tanti. C'è una buona scontistica dal nuovo e soprattutto la roba Macintosh usata rimane in prezzo. Cioè avete delle cose che interessano a tutti. Io da rivenditore non vedo l'ora di ritirare dei prodotti Macintosh perché si vendono bene, a tutti interessano. Poi ci saranno quelli che non gli piace, che diranno ah non si vendono mai. Non è vero, si vendono e sono quelli che si vendono di più di tutti. Come rapporto vendita si vendono usati 10 Macintosh e 3 di tutto il resto. Ecco, tanto per intenderci, parliamo di prodotti importanti. Andiamo a fare la nostra prova di ascolto. Allora, quello che dico sempre io, gli ampli grossi importanti fanno suonare i diffusori sempre un po' come gli pare a loro. Anche cambiando diffusore, la forte impronta dell'ampli la sentiamo molto. Molto, diciamo in maniera maggiore rispetto agli ampli, diciamo di piccolini. Ecco, è una cosa che mi ha sempre fatto un po' impressione. Qui ha tirato fuori dei bassi sul primo brano, no? Che di solito è un po' sciuttino, no? Se andate a vedere le altre recensioni lo sentite un po' più sciuttino, che di buono lo poteva fare solo lui, ecco, insomma, in poche parole. Io spero che vi sia piaciuta, ok, questa presentazione qua. Come sempre da Audiocostruzioni trovate tutto quello che è Hi-Fi e niente. Grazie e ciao.